Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Il caffè di venerdì ci porta in cucina con Giuseppina Baldinelli. Buongiorno e ben ritrovata, Giuseppina. Buongiorno, ben ritrovata anche a lei. Allora, io ho già annunciato ai nostri telespettatori in rassegna stampa che oggi c'era la classica ricetta da leccarsi i baffi, mettiamola così, perché insomma, che cosa ci preparerà Giuseppina? I maccheroni dolci. I maccheroni dolci. Adesso. Che sono un piatto abbastanza tipico di questo periodo, vero Giuseppina? Sì, infatti siamo entrati nel mese di dicembre, possiamo iniziare anche con le cucine natalizie, anche perché con l'avvicinarsi anche dell'Immacolata si fanno queste ricette, era una ricetta tipica antica, vecchia, adesso si usa pochissimo, i giovani non la conoscono. Non la conoscono e quindi non l'apprezzano, ma lei ce la farà sicuramente apprezzare. È dolce. Allora, innanzitutto cominciamo a vedere con l'aiuto della regia e della grafica, poi lo rivedremo alla fine, che cosa ci serve per preparare questi maccheroni dolci. Ci servono tagliatelle senza uova, ci serve del miele, ci servono gherigli di noci e una manciata di pane grattugiato, lo vedete in grafica, prendete appunti e poi insomma a fine ricetta magari ve lo facciamo rivedere. Allora, signora Giuseppina, da dove partiamo per preparare questo piatto? Possiamo iniziare subito cuocendo la pasta. Una volta facevano la pasta in casa senza uova, naturalmente, le tagliatelle. Adesso invece c'è ancora chi la fa a mano, però io ho trovato, le faceva anche mia suocera, usavano le tagliatelle compere, l'importante è che siano senza uova. E le cuociamo come fosse una normale pasta bianca. Mettiamo un po' di sale. Quindi insomma possiamo, allora, chi è magari, sì, chi ha più tempo, è più esperto, può mettersi anche in casa a farle le tagliatelle senza uova. Chi, sì, magari ha meno tempo. Però queste restano più croccanti. Chi ha meno tempo le va a comprare al supermercato e va bene lo stesso. Abbiamo un po' un fastidio oggi, un frizzico di sottofondo, ma cerchiamo di andare avanti lo stesso. Allora, quindi le mettiamo, sì, a cuocere le tagliatelle? Abbiamo messo il timer, queste c'è scritto che occorrono 6-7 minuti. Nel frattempo preparo il condimento. Prendiamo 2 cucchiai di miele. Bene. Che scioglieremo in padella. Miele che tra l'altro, insomma, se si trova quello nostrale è anche più buono, vero Giuseppina? Sì, sì. Perlomeno dovrebbe essere fatto solo dalle api. Va bene, fidiamoci anche di quello commerciale, però insomma i nostri territori se ne trovano di apicoltori che ancora si dedicano molto, sì, 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 a questa, sì, pratica, quindi infatti, promuoviamo infatti i prodotti locali. Quindi mettiamo a sciogliere questo miele, Giuseppina? Padelle. Sì, a fuoco molto lento, perché non deve bollire, soffriggere, ma il miele si scioglie in breve tempo.
Nel frattempo ho preparato, questo di solito è un'operazione che fa mio marito, pulisce le mie noci. Perché lei ce le ha di suo le noci? Quest'anno no, ma di solito ce l'abbiamo, ecco. Perché è stato un anno per poco fruttuoso? Ma perché ha piovuto l'anno scorso tanto, in agricoltura, i frutti, non lo so, un anno vanno bene, un anno, ecco. E quindi ho preparato le mie noci. Oh, che simpatico questo strumento! Signora Giuseppina, simpaticissimo lo strumento macina noci. Sì, sì, sì. Perché possiamo, se non abbiamo questo, possiamo usare anche lo schiacciacarne. Prendete, sì, sì, prendo la carta forno di solito. Ah, metto okay. Alcuni gherigli. E ecco fatto. Le nostre... Ah, molto più velocemente. Sono pronti i nostri. Ok. Sì, beh, adesso perché ne ho fatte 3 o 4, ma quando c'è... E senta, comunque, e lei coinvolge il marito in questa attività, abbiamo capito, insomma, sì? Sì, è la... Sì, sì, è l'unica parte in cui maschile che può intervenire. Sì, ma guardi sì, che sì. Ci sono degli uomini che la potrebbero stupire in cucina, Ma senz'altro, ci sono uomini più, molto più bravi delle donne. Adesso aggiungo al miele che nel frattempo si è sciolto, i gherigli di noce. E mescoliamo. Quindi praticamente questo è il condimento delle nostre tagliatelle. Bene, quindi miele e noci che sono state tritate. Sì, tritate. Senta, Giuseppina, nell'acqua... Da tutte le impurità che possiamo trovare all'interno del gheriglio, mi raccomando. Nell'acqua dove lei cuoce le tagliatelle, ha messo sale perché non abbiamo visto? Sì, 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 l'ho messo subito. È come uno cuocesse le tagliatelle, non salatissime, però il procedimento è quello. È un dolce, ma il procedimento della pasta è quello classico. Per cuocere. Ok, ok. Quindi appena quindi tagliatelle da cuocere come cuocereste una pasta normale, diciamo, di primo piatto, un pizzico di sale, si cuociono le tagliatelle e poi insomma vediamo come Giuseppina ci infarcisce la faccenda. Sono quasi cotte. Le scoliamo. Bene. Le mettiamo in padella. Le mettiamo in padella. Quindi immagino le tiriamo su un po' al dente, insomma, no? Diciamo la cottura giusta perché poi le faremo raffreddare. Perché è un piatto che va mangiato freddo. Non di frigorifero, ma essendo un piatto della tradizione antica, dove lo mettevano in questo periodo si raffreddava. Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Quindi miele, noci, il miele leggermente scaldato in padella e poi ecco, insomma, abbastanza facile fino a qua. Il miele perché deve essere sciolto. Certo. Mettiamo un po' di pane grattugiato. Bene. Anche questo deve essere grossolano, Certo. Perché poi quando si mangia sentiamo quel croccantino tra i denti. Il miele fa assumere anche un bel colore alla tagliatella proprio. È
beh, il colore dorato. È già bello. Ecco. È ben amalgamato. Qualcuno, Giuseppina, io mi sbaglierò, ma ho visto che mette anche a volte del cioccolato, possibile? Sì, questa è una cucina povera, era la cucina della tradizione in campagna, in città anche. E avevano le noci, bene o male, si raccoglievano in campagna. Il miele si trovava, la pasta senza uova, perché già fare le uova era un lusso. Eh certo. Poi quando è arrivato un po' di benessere hanno cominciato ad arricchire questi piatti della tradizione, mettendo un po' di alterne, il cacao, però a casa mia si è sempre mangiato così. Però ecco, mi conferma, perché io l'ho visto dei piatti fatti anche con il cacao. Sì, ma diciamo, senz'altro, mettono anche polvere di cacao. Insieme al miele, Giuseppina? Cioè, cacao e miele, tutte no, e due? No, sempre a freddo, sempre in questo momento eventualmente. Ok. Perché ripeto, è un piatto che piace molto a mio marito. Oh. E lui non ama né il cioccolato né tanti altri condimenti. Come si chiama suo marito, Giuseppina? Come si chiama suo marito? Alberto. Alberto? Alberto. Oh, allora, salutiamo il signor Alberto. Sì. Ecco. Che tra l'altro è stato colui che ha sistemato le noci, quindi ha avuto il suo ruolo importante in questa cucina. Eccole qua. Le mettiamo qua. In un piatto, questi. Io uso il vetro perché si raffredda prima e si presenta anche bene, uno riesce a vedere anche le matasse. È vero, rimettiamo, è vero. Mettiamo un pochino di. Alcuni, anzi, perché sul dolce sta molto molto bene, si può mettere anche una grattugiata di limone. Ah, ok, un alcuni po' di limone. Alcuni usavano anche la noce moscata, perché le spezie fanno Natale, questo è vero. Un pochino di cannella, io non amo la cannella, quindi nemmeno la provo. Però possiamo mettere, ecco, il limone sta bene dappertutto, sia sul dolce che sul salato. Quindi diciamo anche che però magari pasta. Chi ha piacere può aggiungere anche un po' di cannella, insomma, questo è il senso, vero? Sì, cannella piano, piano, perché ripeto, è il mio gusto. Poi li possiamo abbellire con qualche gheriglio sopra. Oh, questo si mangia a fine pasto, signora Giuseppina? Sì, perché è dolce, quindi lo usavano anche come primo piatto, però viene così e il piatto finito è questo. Bellissimo! Perché lo preparate ieri sera, perché vanno preparate la sera avanti. Eh certo, e poi certo. Si conservano per diversi giorni, ma mai in frigo. Ah! No, mai in non frigo. Li dobbiamo mettere in frigo, Giuseppina, no? No, temperatura, un ambiente in cui non ci siano i termosifoni. Ecco, io già sbagliavo perché, vedi, l'avevo messa in frigo e ognuno impara qualcosa da lei. No, perché poi il miele ritornerebbe nello stato solido e non si sente più quel dolce che si scioglie in bocca, ecco. Però se vogliamo aggiungere l'Arkhams, non è. Fa decorazione. Siamo adesso, se le vogliamo rosse completamente, le possiamo mettere in padella tra il miele. Sì, che allora diventa tutto rosso. Altrimenti, ecco, usiamo queste macchie decorative e possiamo mettere più che il cacao anche alcuni pezzetti di cioccolato. Oh, beh, insomma, per i ghiotti questo è davvero il top. Il profumo, a me piace molto il profumo dell'Arkhams, sì. Decisamente buono. Allora, signora Giuseppina. Possiamo mettere ancora qualche. Beh, però sono già belle così, assolutamente straordinarie. Sì, e poi di solito lo porto in dispensa questo. Ah,
E la mattina, al pranzo della vigilia di Natale, noi le mangiamo, perché poi il giorno di Natale ci sono tutti i dolci, panettone, pandoro, torrone, pinoccate, e quindi... Però il giorno della vigilia già si arricchiva con questo piatto la tavola, sì. Allora Giuseppina, sì. Io prima di chiudere volevo ricordare una cosa, perché lei non è solo una bravissima cuoca, e noi la ringraziamo perché ci dà tutti questi consigli, ma anche fa parte di un'associazione meritoria che si chiama Gubbio Ricama. I suoi grembiuli ne sono, come dire, tradiscono la sua vocazione anche per questo mondo tra ricamo e cucito. Ma ricamano ancora le signore, le donne di oggi, Giuseppina? Sì. Molto attiva questa... Ricamano perché hanno ricami moderni, ecco, contemporanei. Non è che si lavora più per fare il corredo, eh? Ah, ecco. Ma oggetti per l'uso quotidiano. Quindi le giovani sanno cucire... Tendine. Sanno cucire e ricamare, ci dà una notizia che è piacevolissima da scoprire. Il cucito, diciamo che si usa la macchina da cucire, i punti, sottopunti, orli, perlegoni, queste cose è molto più difficile, non c'è quasi più nessuno. Però il famoso ricamo a mano, ricamare, una volta si chiama, le ricamatrici che usavano il telaio classico, oppure i punti classici, l'orlaggiorno, il gigliuccio, il punto quadro, saper preparare qualche angolo per fare, ecco, oggetti di uso quotidiano, tovagliette, portapane. E quello ancora si fa, insomma, ci sono persone, ragazzi. Molti preparano anche lenzuolini per i nascituri. Certo. E quindi, insomma, cioè, mi piace l'idea che ci sia ancora questo interesse. I grembiuli, la signora Giuseppina... Sì, abbiamo tante associate che fanno parte della nostra associazione. Bene. Facciamo gli incontri settimanali durante il periodo più freddo. Sospendiamo d'estate quando è più difficile lavorare, sì. E poi magari in queste occasioni di festa sfoggiate che cosa realizzate. Dicevo, i grembiuli Giuseppina, certo, se li realizza tutti da sola appositamente per questa trasmissione. Allora Giuseppina, ci salutiamo, sì, qui. Grazie per questa ricetta che ci fa già assaporare, diciamo così, le feste natalizie. L'anticipo. Siamo in attesa della sua prossima sorpresa per questo dicembre, ci rivediamo tra 15 giorni, quindi a tempo per studiare qualcosa di gustoso davvero in vista delle feste natalizie di Capodanno. Grazie, buona giornata Giuseppina, grazie ai nostri telespettatori che salutiamo perché si chiude qui il nostro TG Mattino. Ovviamente l'appuntamento con l'informazione torna a partire dalle 19:30 con i nostri TG serali. A voi una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.